Lunedì 3 settembre, sveglia alle prime luci dell'alba, giusto il tempo di un saluto ad una delle nostre compagne di viaggio e a bordo di un fuoristrada ci dirigiamo verso la Valle Gabbia, pronti a farvi vivere una nuova emozionante puntata di Pianeta Verde. Un'ora di jeep percorrendo tortuose stradine di montagna, salite e discese su strettissimi sentieri, superando ruscelli tra boschi radure che aprono il nostro sguardo a panorami mozzafiato. Questo è il percorso più comodo per raggiungere il nostro obiettivo. Adesso ci attendono ancora 2 ore di cammino. È la natura incontaminata della Valle Gabbia. Se dovessimo scegliere un titolo per questa puntata di Pianeta Verde sarebbe sicuramente Vita in Malga. Proprio così, infatti, oggi vi porteremo alla scoperta di questa vita così particolare negli alpeggi della Val Camonica, la valle in cui ci troviamo in provincia di Brescia. Raggiungere l'Alpe Val Gabbia, che è una appunto delle sedi dell'azienda agricola La Casera, che sarà la protagonista della nostra puntata, non è semplice. Noi ci abbiamo impiegato un po', siamo arrivati ad Arfo, dove avevamo appuntamento con Laura, che è la sorella di Sonia, la titolare dell'azienda, e lei ci ha portato per un pezzo di strada in macchina, una strada sterrata, ma da ora in poi dovremo fare tutto un lungo cammino a piedi. Laura ve la presento, è qui al mio fianco, ve la faccio conoscere e sarà lei, diciamo, la persona che ci guiderà verso l'Alpe Val Gabbia. Quindi benvenuta nella nostra trasmissione. E non è stato semplice raggiungere questo punto. No, adesso abbiamo fatto un pezzo in auto, la strada sterrata, adesso dobbiamo fare tutto questo sentiero a piedi. Ci troviamo in Stabicò, che è una malga adiacente alla nostra. Ci vuole un'ora e un quarto a piedi. Qui ci troviamo in uno splendido contesto naturale, siamo circondati da boschi, da pinete, da ruscelli, alle nostre spalle queste splendide montagne. E ci troviamo nel comune di Berzo Inferiore, giusto? Giusto. Quindi adesso a che quota siamo? Siamo 1600, 1700 qua. E dobbiamo raggiungere i 1900, sì. Dove esatto. C'è uno dei vostri alpeggi. Esatto, dove c'è una postazione del nostro alpeggio. Ma tu quante volte percorri questa strada? Durante la stagione diverse volte, quando bisogna portare su, approvvigionare sulla roba, portare sulla roba a mia sorella, dipende dalle volte, magari 2 volte a settimana, magari una volta, dipende durante la stagione, quando serve porto sulla roba. Infatti lo zaino alle spalle lo dimostra. Ecco, questo ci può far già capire uno degli aspetti della vita appunto in una malga durante i mesi estivi. Però adesso ci stanno aspettando perché dobbiamo assistere alla mungitura manuale e le mucche non aspettano, quindi ci incamminiamo. Allora, ma ti ricordi la prima volta che sei salita qui in Malga? Sì, sono venuta la prima volta nell'estate del 91. Ero assieme col mio nonno, la mia nonna e un mio zio. Siamo andati a portare sulle vacche e abbiamo iniziato. All'inizio è stata qua pochi giorni, qualche settimana. E poi dall'estate dopo invece ho fatto tutta la stagione.
tutta la stagione qui in quota? Immagino non sia semplicissimo, no? No, non è semplice. Soprattutto a quell'epoca. Esatto. Poi ero anche piccolina perché avevo 12 anni, ero molto piccola. Si comincia a fine metà giugno fino a metà settembre, è un periodo di questo genere. Che meraviglia, Laura, questa è la Val Gabbia. Questa è tutta la Val Gabbia. Allora, noi dobbiamo arrivare là in alto, dove è la stazione più alta, dove ci sono le mucche stamattina da mungere. Invece là in basso c'è la stagionatura dei formaggi. 300 metri di dislivello, quindi. Sì, ci sono. Andiamo, dai, andiamo. Che ci aspettano. Questa malga quindi ce l'avete in gestione da 3 generazioni, mi sembra. Esatto, sì. Ha iniziato tuo nonno? Il mio nonno, sì, papà della mia mamma, poi la mia mamma e mio papà e adesso la mia sorella Sonia. Sta portando avanti la tradizione? Esatto. Si richiama proprio questo lavoro e questo territorio? Sì, bisogna proprio amare la natura, il posto qua. Quanti ricordi in questo posto, ragazzi? Allora, questo qua era una delle vecchie stazioni dell'Alpe Val Gabbia. Quando ero qua piccolina, io che venivo qua in Malga, veniva utilizzata questa, prima che venisse aggiustata quella, ristrutturata quella in cima, in alto. Qua c'era la vita di Malga, veniva effettuata qua, là in cima c'era il letto, qua si faceva il formaggio, qua c'era il fuoco per fare il formaggio. Qua veniva messo il formaggio a riposare e in questo spazio qua veniva messo il latte per fare l'affioramento della panna. Qua veniva fatto il letto, vedi come ci sono, venivano messi dei legni con sopra le frasche di pino, che erano quelle più soffici, tra virgolette, e si mettevano su dei materassi che poi spostavamo sempre, perché quando veniva finita la stagione, la stazione qua che durava un mesetto, ci spostavamo giù, allora bisognava traslocare tutto, erano tutte cose che si utilizzavano al momento, no? E il letto l'ha fatto così. Ovviamente non c'è energia elettrica, qua non c'è neanche, adesso si sono attrezzati con un generatore, c'è un pannello solare, però al tempo non c'era niente, si faceva tutto a mano, sia il burro, tipo il burro che era quello che si faceva a mano, e per la luce utilizzavamo delle lampade a carburo, le vecchie lampade a carburo, oppure delle candele, ma vi lascio immaginare quanto stavano accese qua, in questo posto qua. Ritorneresti a fare questa vita? No. Diciamo che come sono messe oggi l'ambiente così, può darsi anche. Però come gli anni scorsi, come sono passati quando c'ero qua io, no. Perché ho fatto proprio tanta fatica.
sono state poche stagioni, non come quella di mia sorella, che lei ci sta lavorando tutto il suo periodo, sta lavorando sul lavoro. Quel poco c'è stata qua, io però è stato molto faticoso. Veramente tanto faticoso, qua era proprio, non c'era niente, era proprio fuori dal mondo. La Sonia, la ragazza che è il futuro della Casera, infatti adesso lei è la titolare dell'azienda agricola La Casera, appunto, che gestisce insieme alla sua famiglia la malga dell'Alpe Val Gabbia. Quindi grazie per averci ospitato, è stata dura ma siamo arrivati. Grazie a voi per essere arrivati, oggi il tempo è un po' incerto però ben arrivati. La tua famiglia da quante generazioni sta qui in estate? E ormai siamo arrivati quasi alla quarta generazione, siamo gestori, diciamo, storici di questa malga. Dal 1982 abbiamo iniziato a gestire questa realtà. Prima c'era mio nonno, poi mio papà e adesso sono diventata io titolare dell'attività. Dal 2010 sono titolare, insieme alla mia famiglia vado avanti su questa strada e adesso da un anno e mezzo c'è anche la mia piccolina Martina, quindi siamo arrivati alla quarta generazione. Quindi la tua azienda agricola La Casera fa già intuire che voi ovviamente siete dei produttori di formaggi. Durante i mesi estivi vi trasferite qui in Malga, mentre durante il resto dell'anno avete una cascina a Gianico e quindi il vostro bestiame si trova là. Adesso siete qui in alpeggio con le vostre mucche che attualmente sono circa un centinaio. Sì, durante i mesi estivi appunto, come tanti miei colleghi, facciamo la classica salita in alpeggio e gestiamo il bestiame in malga. Più o meno tutti gli anni abbiamo circa un centinaio di capi, alcuni sono di nostra proprietà, propriamente ne abbiamo una sessantina in proprietà, il resto sono di altre famiglie che danno in conduzione a noi gli animali. A qualcuno facciamo i formaggi, cioè con il loro latte fanno i loro formaggi, ad altri invece acquistiamo noi il latte e poi noi vendiamo i nostri prodotti. Quindi c'è uno scambio in questo senso. Noi facciamo formaggi con il latte delle nostre vacche, in lattazione ne abbiamo più o meno una quarantina, dal 40 al 50 dipende, adesso siamo in chiusura della stagione quindi tante sono andate in asciutta perché devono partorire a breve e quindi ne abbiamo un po' meno, ma a inizio stagione ne avevamo una cinquantina in produzione e producevamo circa 6 quintali di latte al giorno che veniva trasformato giornalmente con due lavorazioni giornaliere e facciamo il nostro nostrano Val Gabbia, che è un prodotto ricercato proprio in questa zona, ecco, conosciuto proprio perché è prodotto in questa valle. Per correttezza dobbiamo sottolineare che la vostra azienda non è un'azienda agricola biologica, ma qui è anche difficile effettuare un tipo di agricoltura che non sia rispettosa dell'ambiente e rispettosa del benessere degli animali.
Sì, burocraticamente parlando non posso definirmi un produttore biologico, ma ovviamente basta guardare l'ambiente che ci circonda, gli animali qui possono mangiare solo l'erba del pascolo. A 2000 metri penso che tutti possono capire che tutto è genuino, gli animali mangiano quello che la natura offre, la montagna dà, e quindi mangiano solo l'erba dei pascoli e quindi il frutto del latte, quindi i prodotti realizzati, i formaggi realizzati nascono da questo latte ovviamente genuino e salutare. Le vostre mucche che razza sono? Rustica? Sicuramente sono vacche rustiche abituate alla montagna, abbiamo soprattutto la bruna alpina. Stiamo inserendo in questi, soprattutto nel mio allevamento, la bruna alpina originale, che è una razza di vacca molto rustica, adatta alla montagna, piccolina come le vecchie brune, proprio quelle che vedevi soprattutto in Svizzera negli ultimi anni, e anche in Italia adesso, soprattutto se guardiamo verso Sondrio o comunque nelle zone più montuose della nostra Lombardia, stanno ritornando, e anche noi in Val Camonica stiamo andando in questa direzione. Sono vacche che appunto adatte alla montagna, che non hanno bisogno di integrazione, che non richiedono il veterinario vicino casa praticamente in maniera costante, mentre se vai a vedere gli allevamenti della Bassa, anche in Fondovalle, anche in Valle Camonica, sono animali completamente diversi. Noi, avendo scelto questa filosofia di gestione dell'azienda, abbiamo ovviamente dovuto optare per queste razze di animali. Poi ci sono meticce, le razze prete, che sono rustiche e adatte alla montagna. Diciamo che qui è tutto quasi al 100% naturale, perché si arriva solo a piedi, ci si sposta magari soltanto con i cavalli oppure con gli asini. Vivete all'interno di questa malga, tu e diciamo i tuoi 7 fratelli, quando siete qui tutti, anche se qualcuno comunque ha la sua attività, anche il tuo compagno, la tua bambina, i tuoi genitori. E la domanda però a noi sorge un po' spontanea: com'è vivere qui in malga, isolati da tutti? È una vita completamente diversa, non ti sembra di essere nel 2000, ormai cioè veramente la gente dice come fanno a vivere su a 2000 metri. L'anno scorso che sono salita al primo anno, la mia bambina aveva 5 mesi e mezzo, i miei vicini che sono qui da Val Camonica, quindi sono camuni, cresciuti in montagna, mi guardavano stralunati. Però quando un posto ce l'hai nel cuore, ti fidi anche solo della bite, perché alla fine io ho iniziato a frequentare Valgabbia a 12 anni e l'adolescenza sono gli anni proprio forti di una persona e mi sono rimasti nel cuore e ho voluto fare questa esperienza. Però adesso le baite sono, riusciamo ad abitarci dignitosamente, senza problemi. Ovviamente ci sono i vari imprevisti, blackout vari, però ci si adatta. E secondo me riscopri il rapporto con la natura, il rapporto con te stesso. Qui c'è una tranquillità e un silenzio che fa riscoprire anche proprio l'io interiore delle persone, e quindi credo che sia anche un rigenerarsi dai mesi invernali a Fondovalle, con la burocrazia, le tante spese. Secondo me abbandoni un po' la vita di casa fatta di freni, cioè di corse, una vita frenetica, invece così sei più tranquilla. Thank you.
Mamma, tu quando hai imparato a mungere? 10 anni. Avevi 10 anni? Sì, 10 anni. È faticoso? No, le prime volte sì, dopo adesso no. C'è una tecnica particolare? Tutti hanno la sua tecnica a mungere. Tu? Ah, e poi avete anche le mucche, sì, ognuno ha segnato? Ognuno ha le sue mucche, ognuno. Perché? Perché la mucca, quando prende la mano di una persona, dopo sente sempre la stessa mano. E tu che tecnica adotti? Ah, così. Mediamente quanto latte produce una mucca in questa stagione? Cioè, quindi adesso a fine poco estate. Poco, adesso fanno quella brava 5 litri, anche 7, basta dopo. Cioè, appena che partoriscono anche 10, 12, 15. Al pasto. I tuoi strumenti di lavoro? Secchio, lo sgabello. Secchio, sgabello e basta. Basta. Tu quanti ne mungi? Io adesso ne mungo 12. 12. 13. Quando c'è il papà 10, 12, quando non c'è il papà anche 18. Questa qua è la parte del lavoro che preferisci oppure ci sono sì, altri? No, non preferisco niente, uguale. Ivan, tu hai 19 anni e sei praticamente nato in Malga. Nato in Malga, praticamente sì. Quando mi hanno portato la prima volta avevo un anno. Ho cominciato a camminare alla Cassina Alta, avevo un anno. Sono stato sempre venuto. Da quando montiamo il 14 e 15 di giugno fino a 15-16 settembre, poi vado a casa. Secondo te questa è una missione di vita? Sì, 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 sì. Ce ne sono pochi che la fanno, pochi, pochi, pochi. E tu e tua sorella state portando avanti appunto questa tradizione di famiglia? Quella tradizione qua, di mio papà, i miei nonni, di tutti. Che cosa ti lega così strettamente a questo territorio, alla Malga, alle vostre mucche? Ah, solo le mucche, il lavoro. La soddisfazione di portare avanti il lavoro. Tu proprio hai deciso anche di indirizzare i tuoi studi nel mondo dell'agricoltura, sì, perché hai fatto una scuola. Lattiero caseario. Lattiero caseario, ti sei specializzato in questo e qui si vive praticamente quasi con se stessi. C'è sì, la tua famiglia, però non ci sono tutte le comodità che per esempio hai quando sei invece giù a Gianico, al paese. Per un ragazzo della tua età, com'è vivere questi 3 mesi in questo modo? Bello, una soddisfazione perché sì, poca gente c'è, però adesso un po' di gente gira. I primi anni che venivo io non c'era nessuno, quindi eravamo qua solo noi e lavoravamo sempre, i formaggi e tutto, portavamo a casa. Invece adesso abbiamo cominciato a venderli a privati e così. Adesso gira un po' di più di gente, quindi anche a vedere la gente che arriva soddisfatta in cascina, a vedere che noi lavoriamo, è bello. E con le comodità, con la tecnologia, come ti confronti quando sei qua? Ah, non uso mai il telefono, quasi mai. Non uso mai la tecnologia. E non ne senti la mancanza? No, no. Neanche televisione, niente, non mi manca. Pensi che questo sarà il tuo futuro? Sì, sì. Dopo la mungitura è ora di scendere in Malga per preparare il formaggio. Il meteo in montagna è davvero imprevedibile. Nel giro di poco le nuvole coprono l'azzurro del cielo e ci sorprende la pioggia.
la bellezza mutevole della natura che detta le sue regole. Sonia, siamo all'interno del caseificio della Malga Alta. Sì, qui ti trovi al cascinetto di Valgambia, che è la stazione alta di questa malga molto grande, e in questo momento iniziano i lavori di trasformazione del latte, di lavorazione appunto del latte. Il latte è quindi appena monto dalle mucche sul pascolo, è arrivato via cavallo con tuo fratello. E adesso è il momento appunto della giornata che dedicate alla lavorazione del formaggio, perché voi fate formaggio e burro. Sì, in particolare in questa malga viene fatto un formaggio a lunga stagionatura, dedicato alla stagionatura appunto. È un formaggio tipico qui della zona, a latte crudo, perché il latte appunto che è stato appena portato al caseificio viene lavorato direttamente senza sottoporlo a dei trattamenti termici, ma viene lavorato in modo tradizionale, con dei metodi antichi che vengono tramandati di padre in figlio, diciamo. Durante una giornata ci sono due fasi di mungitura, al mattino e alla sera, però ovviamente il latte per trasformarlo in formaggio viene lavorato durante la mattina, quindi questo ti occupa gran parte della giornata. Sì, adesso siamo a fine stagione estiva, quindi si fa solo una lavorazione al giorno utilizzando le due munte giornaliere, una al mattino e una al pomeriggio, e si uniscono le due munte e si fa un'unica lavorazione. Si lavorano circa 2,5 quintali di latte. All'inizio della stagione invece se ne lavoravano tranquillamente il doppio, lavoravo 3 quintali al mattino e 3 quintali al pomeriggio. Poi con il passare della stagione l'erba diventa più secca, meno sostanziosa, non c'è più la fibra vera e propria del pascolo in fioritura, quindi anche gli animali producono meno. Questo calo di produzione si trasforma in un'unica lavorazione al giorno. Le varie fasi della lavorazione quali sono? Adesso abbiamo visto incominciare questo lungo lavoro, che alla fine ogni formaggio ha la sua storia, al suo percorso. C'è stato la scrematura del latte, cioè il latte che era posto in affioramento in un locale molto freddo della casera, diciamo, affiora. E quindi la parte grassa del latte va verso la superficie e viene scremato. Viene scremata la panna, con la panna si fa il burro di affioramento, anche questo è un prodotto tradizionale, tipico, infatti viene fatto proprio semplicemente con la panna che viene messa nella zangola e poi attraverso la sbattitura di questa panna si ottiene il burro. È un burro particolare perché è fatto in alpeggio, è un burro bello giallo, bello colorito, bello saporito, infatti poi quando si condiscono i piatti con il burro d'alpeggio si sente la differenza. Una volta tolta la panna, che è la parte grassa del latte, si utilizza a fare questo formaggio d'alpeggio, si utilizza solo il latte, la parte
che costituisce il latte, viene messo in caldaia. Utilizziamo ancora la caldaia in rame, che è una caldaia molto datata. C'è un'incisione che dice che è del XIX secolo e non ci sono più i camini, ma c'è questa grande stufa chiusa che ci permette di lavorare anche nel rispetto delle normative CE per le direttive igienico-sanitarie, per cui non ci sono più fumi e fuliggine che girano per la stanza, ma c'è questa struttura chiusa che ci permette di utilizzare il fuoco in maniera idonea per non andare ad ostacolare le lavorazioni poi del casaro direttamente in caldaia. Adesso il latte è in caldaia, viene messo a scaldare, deve raggiungere la temperatura di 37 gradi. Raggiunta la temperatura di 37 gradi si aggiunge il caglio, che è una sostanza ottenuta dalla bommaso dei vitelli, che serve per trasformare il latte in cagliata. È proprio una trasformazione chimica, perché alla fine il latte è qualcosa di vivo che poi l'uomo ha saputo trasformare in prelibatezze e prodotti tipici particolari. In particolare qui poi troveremo una forma di formaggio che poi porteremo in cantina a far stagionare per molti mesi e lo affineremo in modo da avere degli aromi, dei profumi particolari e che ci ricorderanno sicuramente questo posto. Ma la vostra giornata qui in alpeggio, quando inizia e come si svolge? È una giornata sicuramente molto impegnativa, la sveglia è all'alba, soprattutto per i miei genitori, la mamma e il papà. Loro sono sempre in piedi prima delle 5 del mattino, poi ci svegliamo io, Ivan e mio fratello Giovanni, che sono sempre fissi qua in Malga. Poi durante la stagione comunque abbiamo dei ragazzi che ci aiutano quando magari c'è il piro del lavoro, quando bisogna traslocare o quando ci sono dei lavori imminenti. È comunque una giornata molto impegnativa. Quando si svegliano all'alba alle 5, il mio papà soprattutto, che lui va a recuperare gli animali al pascolo, perché la sera vanno ancora al pascolo e la mattina prima della mungitura vanno a recuperarli. C'è la mungitura che qui si fa ancora rigorosamente a mano, quindi è sicuramente un momento della giornata, sia al mattino che al pomeriggio, molto impegnativo. E potete immaginare quanto sia comunque pesante. È un lavoro che impiega almeno 3 ore al mattino, 3 ore al pomeriggio, con 4 mungitori fissi per mungere le vacche. E io, mentre loro fanno la mungitura, faccio la lavorazione del latte. Ovviamente si riesce a fare questo perché il latte è messo in affioramento e quindi non c'è la sovrapposizione delle due cose. E è sicuramente una vita molto impegnativa, non c'è solo la lavorazione del latte, ma poi c'è la gestione della cascina, c'è la gestione della gente che arriva a trovarti, soprattutto quando ci si sposta qui a 1008 al cascinetto, finalmente riusciamo a vedere un po' di gente. Pensate che abbiamo fatto più o meno 40 giorni di permanenza, 40-45 giorni, e sono giunte comunque 500 persone. Non sono tantissime, però è un buon traguardo, anche perché bisogna poi valutare anche il tempo, il meteo e tutto quello che ne consegue. La gestione della vita da mamma e da moglie com'è qui? La mia bambina è sicuramente la vita da mamma è una vita impegnativa, però ti dà veramente tante soddisfazioni. La mia Martina mi dà tanta allegria. Ho fatto 3 settimane senza di lei all'inizio della stagione perché c'era molto lavoro, ero molto impegnata, l'avevo lasciata dalla suocera per 3 settimane, poi quando l'ho portata su comunque ti porta tanta allegria, non solo a me ma proprio a tutta la famiglia, e anche se sei stanco ti porta il sorriso e è bello sicuramente. Thank you.
Di questi luoghi viene rotto dall'arrivo dell'elicottero. Il rientro verso Valle si avvicina e anche per Davide, uno dei fratelli di Sonia, è tempo di tornare in paese. Intanto che la caldaia raggiunge la temperatura, bisogna aspettare del tempo, però non si rimane con le mani in mano. Sì, in Malga non si spreca mai il tempo, anche perché il personale è sempre un po' limitato, comunque la giornata è sempre bella piena, allora si utilizza ogni piccolo tempo che il casaro ha per fare i piccoli lavori che ci sono sempre all'interno del caseificio. Uno di questi è sicuramente la produzione del burro. Abbiamo una zangola in legno, anche questa è un attrezzo molto datato perché è un cimiglio di famiglia, lo utilizzava il nonno, poi l'ha utilizzato mio papà, adesso sono io titolare dell'attività e sono io il casaro di famiglia. Abbiamo messo la crema di affioramento che abbiamo appena scremato dal caseificio, l'abbiamo messo nella zangola. Adesso ci vuole una buona mezz'oretta di sbattimento di questa panna per la produzione del burro. Praticamente la panna si trasforma in piccoli pezzettini di burro. Nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, c'è proprio la separazione dalla parte liquida, diventa solida. La cosa importante, ecco, che in caseifici di montagna come è questo, che è un caseificio di Malga, ha la possibilità di utilizzare delle attrezzature tradizionali come questa zangola in legno, piuttosto che una caldaia strutturata in quel modo, andando a lavorare in deroga ad alcuni regolamenti comunitari nel rispetto appunto delle normative vigenti. Ecco, fino a 10 anni fa si faceva a mano, adesso c'è il motorino. E ovviamente anche il lavoro in Malga è regolamentato. Ovviamente il lavoro in Malga è regolamentato, negli ultimi anni, parlo degli ultimi 20 anni, anche le malghe sono diventate effettivamente dei locali dove si può vivere dignitosamente, lavorare dignitosamente, anche perché i titolari, i gestori delle malghe, sulla vita della malga vive, cioè noi abbiamo un'attività redditizia, deve essere remunerativa, c'è tanto lavoro perché veramente qui si incomincia dal mattino alle 5 e si finisce la sera alle 10 e all'inizio della stagione è ancora più impegnativo, adesso siamo proprio sul chiudere della stagione quindi siamo un pochettino anche più tranquilli. Però il lavoro è sempre tanto, ti puoi immaginare in una struttura come questa, in una malga come questa dove non c'è una via di accesso, si fa tutto a mano, c'è il cavallo che porta tutto quello che è necessario, sicuramente noi vogliamo continuare a vivere in questo modo, lavorare, costruire la nostra attività proprio sull'immagine di questa malga, però dobbiamo avere la possibilità di vivere e di far rendere proprio l'attività, cioè deve esserci un reddito considerevole, insomma, abbastanza dignitoso per una famiglia. Quindi adesso abbiamo raggiunto la temperatura idonea per la coagulazione, si mescola con la rotella per omogeneizzare la temperatura perché quella sul fondo della caldaia è sempre più alta rispetto a quella di superficie, lo si rende omogeneo e poi si aggiunge il caglio, si prende un po' di acqua fredda con il coppello e poi si aggiunge il caglio liofilizzato, polvere, più utilizzato per fare formaggi a lunga stagionatura, altrimenti si potevano utilizzare anche cagli in pasta o cagli liquidi. Però il caglio liquido serve soprattutto per fare formaggi a pasta molle, e il caglio in pasta per fare formaggi soprattutto quelli un po' piccantini con con degli aromi diversi, mentre questi con il caglio liofilizzato ti aiuta bene a fare un formaggio che può stagionare molto, destinato a una stagionatura lunga. E siccome il nostro formaggio è un formaggio che deve stagionare tanto, lo utilizziamo
Adesso deve riposare per una buona mezz'ora e si crea la cagliata. Dal latte otteniamo la cagliata. Diciamo che fare questo lavoro qui in Malga non è sempre semplice. No. Perché dovete far fronte anche ai problemi di blackout. Sì, ci sono imprevisti anche dall'ultimo minuto che possono essere temporali piuttosto che acquazzoni, piuttosto che blackout termici, elettrici. E quindi abbiamo lasciato il termometro, che non serve più, ormai la temperatura l'abbiamo raggiunta, e questa schiumarola in legno che ci segna la consistenza della cagliata, cioè tra mezz'ora vedremo che ci sarà formata questo strato di cagliata, una sorta di budino. Io quando faccio le lezioni ai bambini a scuola parlo sempre di questo budino bianco, che così capiscono la consistenza che raggiunge poi la cagliata. Quando si forma la cagliata è pronta per fare proprio la lavorazione, nel senso il taglio, la cottura del formaggio. Questa sicuramente, cioè la fase successiva, è la fase più importante del casaro, cioè qui vedi se il casaro è un buon casaro, si affina proprio la maestria del casaro, perché dal taglio della cagliata, la lavorazione della cagliata, ne esce poi un buon prodotto. Ovviamente tutto il percorso è importante, perché anche la mungitura, la qualità del latte, la qualità della mandria, se hai delle vacche in lattazione di una buona genealogia, quindi anche la razza che c'è all'interno della mandria è sicuramente importante, l'alimentazione, quindi gli animali al pascolo, e l'erba, e così dà una caratterizzazione del latte completamente diversa da un latte di pianura o comunque di della bassa. E dopo sicuramente la mano importante è la mano del casaro, cioè che dopo dà l'impronta al prodotto. Giacomo, lei è il papà di Sonia? È colui che le ha trasmesso la passione per la montagna, per la malga, tutto, per la produzione di formaggi. Non è per fare il mestiere che è contadino. Da quanti anni? Ho cominciato a 11 anni, una malga, perché è morto mio papà. Era in Montecampione, le chiamava la malga, le chiamava Bajinal. La segnale. Io stai fuori, ero di anni. Io stai fuori con mio papà prima, dopo stai fuori me e mio fratello un po' di anni. Dopo, come ho cominciato tutte le malghe qui dell'Erso, mi ha fatto 10 anni che Rosello e Rosellino scandolaro, ho fatto tutti e tre perché gli le ha tutti e tre, me e mio fratello. Dopo neanche. Quando ha conosciuto sua moglie? Gli si è sposato anche neanche. Qui è difficile arrivare, qui bisogna essere proprio tosti, perché qui si è fuori dal mondo, è difficile salire. Ti sembra fuori dal mondo a te, ma a me no. Forse ha ragione. Forse a lei mi sembra fuori dal mondo, ma a me no. Eh sì, questo forse è vero. E com'è vivere in Malga? Lei qui ha cresciuto 7 figli. Sette. Sette figli. Ne ha cresciuti sette, e ci sono ancora persone come Sonia, Ivan e poi anche Laura, perché comunque qui anche tutti gli altri suoi figli Laura, le danno una Laura mano. Laura è la prima. È orgoglioso dei suoi figli che comunque stanno portando avanti questa attività. Bene che ne hai altri, perché me adesso un po' vecchio. Non 60 hete. È singolare che sia una donna che porta avanti questa tradizione di famiglia. Sì, sì. Ma però che lavorare a me che ne fai, non dare me, lui e la moglie. E anche Giovanni, ma anche Giovanni. I suoi figli sono il vostro futuro, insomma. Però
Ulla, per andare a lei. In Ivan, nel Giovinello, quali sono i consigli che da loro? Consigli te che di. Però mi è sempre te, ascolta. Nel frattempo il burro si è fatto. Sì, dalla panna di affioramento attraverso lo sbattimento continuo della zangola abbiamo ottenuto il burro, quindi da una sostanza liquida abbiamo ottenuto qualcosa di solido. Come vedi è bello giallo perché le mucche al pascolo mangiano solo l'erba e quindi i prodotti, le caratteristiche dell'erba, il beta carotene sicuramente che caratterizza i pascoli, si vede anche sui prodotti. Il burro che è un prodotto fresco lo vedi subito, mentre il formaggio magari lo vedi a un anno di stagionatura, quando tu lo tagli lo trovi bello giallo invece di biancastro, come può essere un prodotto da caseificio o come può essere un prodotto fresco. E il fatto che si facciano tutta questa strada a piedi per raggiungervi, perché ricordiamolo, non c'è una strada che porta qui, ma solo sentieri sterrati, come avete potuto vedere, è testimonianza che i vostri prodotti sono davvero buoni. Sì, effettivamente, poi diventa anche una questione proprio di escursione, diventa una cosa proprio anche che ti rimane nel cuore, nel senso che i clienti salgono per riscoprire questa vallata, per rivedere questa famiglia che ha deciso di lavorare in questo modo e di acquistare appunto i nostri prodotti per permetterci di continuare, perché è il nostro lavoro e quindi se loro continuano a sostenerci con le loro visite, con i loro acquisti, sicuramente noi possiamo continuare su questa strada. L'idea è sicuramente di andare avanti, ci crediamo molto, la nostra famiglia e la mia famiglia ci crede da un sacco di anni, ma soprattutto negli ultimi 20 anni abbiamo riscoperto questa vicinanza anche da parte della clientela e del pubblico che vuole proprio conoscere con mano, proprio dal vivo, la realtà. Una cosa interessante e molto bella che noi facciamo in Malga è la vendita della cagliata, che è un evento, diciamo, comunque una tradizione qui della zona. Praticamente il cliente o la famiglia decide di salire in Malga, magari si mette d'accordo col casaro tempo prima e prenota la cagliata, cioè acquista tutto il latte della giornata, magari ha un budget disponibile, e quando va a casa si porta a casa la sua forma di nostrano, si porta a casa il burro che ha prodotto quella giornata, le ricotte e il fiorit, che sono i due sottoprodotti finali. È una cosa molto interessante secondo me, perché così il consumatore ha proprio la possibilità di vedere la storia del suo formaggio, lo vede nascere, lo vede proprio lavorare dal casaro, lo può lavorare lui stesso. Capita spesso che magari clienti sono anche, non diciamo anziani, però hanno una certa età e magari da bambini sono venuti in questa valle con i nonni e con i genitori e quindi tornano con nostalgia in questo posto, ed arrivare qua comunque un po' isolati, fuori dal mondo, senza una strada, senza il cellulare che squilla, è comunque un'atmosfera diversa. Di altri tempi. E secondo me ti porti a casa un ricordo diverso, nel senso ce l'hai più nel cuore, e quando arrivi a casa racconti: sono arrivata su in Malga, avevano finito, piuttosto che stavano ancora mungendo, stavano caricando il cavallo, e comunque sono degli aneddoti che arricchiscono la giornata, e in più hai avuto la possibilità di conoscere la storia del tuo prodotto. Non è un prodotto anonimo, perché lo fai in una vallata, conosci proprio passo passo come si realizza quel determinato formaggio. Alla fine della giornata magari il cliente ci mette pure il suo nome sopra la forma, e quindi se ne va a casa tutto contento, perché effettivamente ha conosciuto la storia di quel formaggio. Il burro appena raccolto dalla zangola viene lavato con acqua corrente, perché deve rilasciare il latticello di scarto. Vedi che quest'acqua è un pochino biancastra, perché anche il burro ha il suo prodotto di scarto, che è il latticello, che non viene buttato ma viene utilizzato per la produzione della ricotta, che viene realizzata successivamente una volta finita la lavorazione del formaggio. Adesso questo burro che è stato lavato viene messo negli stampi, abbiamo stampi di 500 grammi
che poi vengono venduti direttamente al dettaglio. Ecco, quindi adesso il burro è pronto per essere formato, diciamo, il panetto. Sì, si fanno i panetti. Questo qua è uno stampo preconfezionato, diciamo, ovviamente artigianale. Ogni famiglia ha il suo stampo, e magari voi? Che riconosce, che ricorda il cognome della famiglia. Ad esempio, noi siamo spagnoli, c'è impresso una S con una mucca e così si ricorda la famiglia che l'ha prodotto. Questo è anche tramandato di generazione? Sì, questa ovviamente è una tradizione di famiglia. Tutti gli attrezzi del Malgaro più o meno hanno delle incisioni o comunque delle parole incise per ricordare la famiglia, e lo stampo del burro è quella cosa classica che sicuramente è stato visto facilmente. Ecco, bisogna avere una manualità, dopo diventa una cosa, diciamo, automatica. Vedi che anche le mani sono abituate a impastare, ecco, nel senso. E la tua bimba Martina quando insegnerai a fare il burro? Mi vede tutti i giorni e già adesso dice mamma, mamma, perché sono sempre io che lo faccio. Quindi anche i miei fratelli, se magari si avvicinano, addirittura i clienti, quando vengono a chiedere il burro non glielo vuole dare perché sa che è della mamma e non può toccarlo, perché neanche lei non lo può toccare. E è la quarta generazione, la mia Martina, speriamo che abbia un po' di passione e che comunque mi stia vicino. È un lavoro un po' faticoso, ci vuole tanta passione per fare un lavoro del genere. Però se si incomincia da bambini, magari poi comunque dà anche tante soddisfazioni, non è che non le dà. Ci hanno raggiunto anche Giovanna Davini, che è un tecnico forestale di Airsaf, e la signora Flavia Donina, che appunto fa sempre parte di Airsaf Lombardia nel settore amministrativo. Parliamo appunto di Airsaf ed è doveroso perché abbiamo visto lo stretto collegamento con l'Alpe Val Gabbia e con la famiglia Spagnoli. Sì, l'Airsaf è un ente strumentale della regione Lombardia e fra i suoi molteplici compiti e attività del settore agricolo e forestale ha da sempre il compito di gestire il patrimonio silvopastorale di proprietà della regione Lombardia, quello che anni fa era demanio dello Stato e passato poi alle regioni, che quindi lo gestisce tramite Airsaf. Ecco, il patrimonio forestale è suddiviso in 20 foreste, 20 comprensori sparsi in varie parti della regione. Si va da un'isola lacustre sul Po e fino alle Alpi. Comunque in genere in ambiente prealpino e alpino. Noi siamo all'interno della foresta di Lombardia Valgrigna. Si chiamano foreste, ma si intende un comprensorio dove vi sono boschi e alpeggi, come vediamo bene. Ecco, appunto, la realtà degli alpeggi, quanti sono quelli che sono presenti in provincia di Brescia? Immagino soprattutto in Val Camonica, e qual è la loro importanza? Allora, parliamo degli alpeggi di proprietà della regione, perché in Val Camonica vi sono molti alpeggi. Quelli di proprietà della regione che sono gestiti da Airsaf sono 13, di cui 9 ricadono nella sola foresta Valgrigna, che è una delle più grandi che abbiamo, sono 2800 ettari nel complesso, nella quale sono presenti 9 diversi alpeggi di dimensioni diverse. Val Gabbia è uno piuttosto ampio ed è uno molto particolare, come avete avuto modo di vedere, anche proprio per la sua conformazione e anche, se vogliamo, per il suo isolamento, ma grande bellezza anche, certamente. Ecco, Airsaf ha investito tanto qui in Val Gabbia. Allora, Airsaf ha investito molto in genere anche sugli alpeggi, in modo particolare proprio quelli che afferiscono alla foresta di Valgrigna. Airsaf, in collaborazione con la Regione Lombardia, la provincia di Brescia,
le comunità montane di Valcamonica e di Valtrompia, perché questa foresta scende anche in Valtrompia, e tutti i comuni confinanti con la foresta Valgrigna hanno stipulato un accordo di programma su cui hanno lavorato molti anni, 5-6 anni mi sembra, e hanno lavorato insieme tutti questi enti, e così si sono fatti interventi tanto sulle strutture, quindi manutenzione degli alpeggi, miglioramenti, sulla viabilità, sulla qualificazione del personale, perché è anche molto estremamente importante. Anche Sonia ha fatto dei corsi, ci ha detto di come Casaro, ecco, e proprio anche ERSAF ha voluto proprio offrire questa possibilità a tutti i propri alpeggiatori e a quelli dei dintorni, perché è estremamente importante anche la qualificazione professionale di queste persone, perché se a prima vista sembrano ancora un po' delle persone che vivono in altri tempi, in realtà vivono anche nei tempi contemporanei, e quindi occorre una grande professionalità. Adesso la cagliata è arrivata al momento giusto di rottura. Dal latte di partenza, che era liquido, abbiamo, attraverso l'utilizzo del caglio, abbiamo ottenuto questa sorta di budino, la cagliata appunto, cioè il latte si trasforma in formaggio. Si usa questa schiumarola, abbiamo fatto la croce, perché nella nostra tradizione cristiana tutti i formaggi facciamo la croce. Ma questa è proprio una tradizione, ma tutte le famiglie lo fanno. E poi si taglia grossolanamente con questa schiumarola, in modo da portare la cagliata che c'è sul fondo in superficie, perché sicuramente è sempre più calda quella sotto rispetto a quella in superficie. E così la rendiamo omogenea. Vedi che c'è, affiora già un po' il siero, che è la parte di scarto della lavorazione, che poi noi utilizziamo per fare la ricotta. Questo è lo spino, si chiama spino, in dialetto camuno lo chiamano trit, perché serve per triturare, per rendere fine la cagliata. Adesso noi la rendiamo a forma di nocciola, ma poi bisogna renderlo proprio fine a chicco di riso per fare il formaggio a lunga stagionatura. Se invece si fanno altre lavorazioni come lo stracchino piuttosto che la formagella, la lavorazione cambia, il taglio della cagliata soprattutto cambia. Vedi, questo è un taglio grossolano, dopo però ci vuole un po' di forza e ne faccio molto più fine. Tu dove hai preso tutte queste tecniche? Da Casaro o da Casara? Allora, Casera? Sicuramente ho osservato tanto mio papà e ho provato e riprovato tante volte. Ho iniziato a 13 anni, oggi ne ho 30, quindi sono passati un po' di anni. E mi dedico soprattutto alla lavorazione estiva, cioè i mesi estivi, 100 giorni che io sto in Valgabbia, lo faccio proprio sempre io, mattina e sera, mentre a casa magari spesso si è impegnati, ok, magari c'è il papà che mi sostituisce, ma qui sono sempre io. Quindi ho seguito tanto il mio papà, poi ho fatto dei corsi di Casaro, alcuni promossi da ERSAF, che è l'ente gestore di queste malghe, alcuni promossi dalla scuola agraria che io ho studiato dopo aver fatto 5 anni di liceo classico, ho fatto la laurea breve
in agraria, e quindi poi c'erano dei corsi e li ho sempre fatti, ma li faccio volentieri perché non si smette mai di imparare, perché poi comunque il latte è una cosa viva, quindi si può imparare veramente tutti i giorni. E poi siccome l'azienda comunque è seguita sempre, anche durante tutto l'anno, sia nei mesi che noi siamo a casa a Fondovalle che qui durante l'estate, viene seguita da dei tecnici, per cui se abbiamo delle difficoltà o comunque vogliamo crederci e vedere veramente se ci sono dei problemi, sicuramente si può imparare sempre. E poi quando hai la soddisfazione di vedere il cliente contento perché il formaggio è buono, è ricercato, allora vuol dire che le cose vanno bene, quindi è giusto andare avanti su questa strada. Abbiamo visto tuo fratello Ivan che ha ultimato le fasi di lavorazione della forma del vostro nostrano. Ivan, che è fondamentale per te per portare avanti questa attività, vero? Siete un po' il futuro. Sì, facciamo coppia, diciamo. Lui è il piccolino della famiglia, io sono la più piccola delle ragazze, è sicuramente il mio braccio destro, e devo dire che mi dà anche retta, nel senso che comunque mi segue bene i miei consigli, mi dà una bella mano e sicuramente è una bella sponda, nel senso un bel appoggio per me, perché ho ancora i genitori, sono giovani e tutto, però lui è, diciamo, una marcia in più, perché ha avuto la possibilità anche di fare 3 anni di Casaro, quindi ha un'apertura mentale diversa, ha la voglia anche di innovare, di cambiare, e comunque è un modo di vedere e di lavorare diverso, e sicuramente mi darà una bella mano. Ci ha raccontato che anche per lui questa è la strada da seguire, questo è il suo lavoro. E invece tuo marito? Mio marito c'è, esiste, però in Val Gabbia lo vedo solo il fine settimana, lui ha scelto una vita diversa, una strada diversa, ha un'impresa edile, è un operaio, e la Val Gabbia, diciamo, gli va anche un po' stretta, perché è un po' impegnativo con una famiglia, farsi un bel po' di strada per andare a vedere la sua famiglia, la sua bambina, e quindi è un po' impegnativo, però abbiamo scelto questo compromesso per i mesi estivi. Per me è fondamentale e indispensabile essere qui, per la mia attività, per la mia famiglia, per i miei clienti, ma anche per la mia vita, perché io ho scelto questa vita, questo lavoro, e quindi io sono così, ero così quando mi ha conosciuto 15 anni fa e sono così tuttora, e va bene così. Sì. Abbiamo visto i ragazzi che stanno scendendo verso i 1600 metri.
Sì, sono appena scesi, raggiungono la baita di mezzo, diciamo, a 1600 metri al Silter di Valgambia, dove si trova la cantina di stagionatura dei nostri prodotti e anche la stazione di mezzo della nostra malga. E quindi hanno iniziato a trasportare un po' di vettovaglie e cose varie che servono alla cascina bassa, insomma. Questi sono dei giorni particolari per voi, perché ormai la stagione estiva sta volgendo al termine e quindi anche voi state traslocando per poi arrivare con la transumanza a Fondovalle, quindi nella vostra cascina di Gianico. Sì, infatti sei arrivata proprio a chiusura della stagione, questi sono gli ultimi giorni che rimaniamo qui alla stazione alta e quindi dobbiamo fare il trasloco. Qui da noi si dice, si fa il San Martì, e quindi si fa il passaggio dalla stazione alta a quella centrale, appunto al Silter di Valgabbia, e quindi bisogna trasportare tutto a dorso di cavallo, a dorso di mulo per raggiungere appunto la baita più bassa. Ti dispiace un po' lasciare questo luogo? Questa baita qua mi è molto a cuore, perché qui gira tanta gente, ci sono tanti amici, tanti clienti, mentre le altre baite sono un pochettino meno frequentate. Poi qui ovviamente è più panoramico, sei sempre in quota, in alta montagna, quindi stai bene, ecco. E laggiù quanto tempo resterete? Adesso resteremo ancora più o meno 15-20 giorni, il tempo per chiudere la stagione. Abbiamo giù la cantina piena di formaggi, abbiamo ormai realizzato 200 forme di formaggio che vengono poi vendute direttamente al cliente, quindi c'è una vendita proprio a chilometro zero, al dettaglio. In questi giorni, nei prossimi giorni, abbiamo proprio parecchio lavoro, perché la cantina dobbiamo sistemare tutti i formaggi, prepararli, pulirli bene e consegnarli al cliente in modo idoneo, e soprattutto devono essere portati a casa, e quindi bisogna caricarli di nuovo tutti sui cavalli per portarli nella strada più vicina, che è una malga a 1800 qui vicino, però ci vuole più o meno un'ora, un'ora e trenta di cammino con i cavalli, quindi c'è parecchio lavoro. Qui avete preparato una tavola con ogni vendidio, ovviamente i vostri formaggi, ma anche dei prodotti che vengono realizzati utilizzando anche il vostro burro, per esempio. Sì, abbiamo voluto presentarvi diciamo quello che riusciamo ad offrire anche a 1800 metri proprio qua, perché anche il cliente o l'escursionista, quando passa qui in zona, può fermarsi da noi e gustare qualche nostro prodotto. Ce ne sono di vario tipo. Abbiamo il burro realizzato proprio in giornata, formagelle, stracchini, il nostro formaggio a lunga stagionatura, stracchini più freschi, ricotte e anche il fiorite. Il fiorite è una chicca della nostra zona, della Valle Camonica, in particolare della Val Grigna, perché bisogna essere precisi, si realizza soprattutto nel bacino della Val Grigna. È il fiore della ricotta, cioè ha il gusto della ricotta ma ha la consistenza di uno yogurt, è un prodotto proprio tipico della nostra zona ed è molto ricercato, è un prodotto della tradizione antica, dei nostri nonni, veniva mangiato in malga freddo con la polenta calda, e adesso noi lo proponiamo nelle degustazioni anche a bambini e famiglie con piccoli frutti, frutti di stagione, lamponi, mirtilli, quello che comunque la montagna ci offre al momento. Mi piace molto la vostra filosofia, perché tu prima, mentre scambiavamo quattro parole, mi hai detto che i vostri animali, le vostre mucche, mangiano esclusivamente l'erba del pascolo, anche perché sarebbe difficile dargli altri tipi di mangimi, comunque integrare la loro dieta, perché qui è difficile salire, come abbiamo ribadito tante volte, ma è proprio parte da voi anche questa scelta. Sì, è una filosofia d'azienda, abbiamo scelto di continuare su questa strada, una volta lo si faceva per necessità, i miei nonni lo facevano perché l'alpeggio era comunque una via di sbocco dopo l'inverno, che era comunque costoso e difficile da affrontare, e l'estate si respirava andando in alta montagna, gli animali recuperavano le forze e andavano sicuramente a rifocillarsi. Bisogna pensare che la montagna ha sempre dato gli animali alla pianura, perché fino
fino a 40 anni fa i grossi proprietari terrieri della Bassa venivano ad acquistare gli animali in montagna perché in montagna avevano la forza, perché venivano giù dalle stagioni d'alpeggio, quindi erano temprati, come si suol dire. E adesso noi abbiamo continuato questa filosofia di gestire l'azienda in questo modo, cioè fare i 100 giorni d'alpeggio per continuare nella tradizione, perché è giusto comunque ricordare anche il lavoro dei nostri nonni e di chi c'è stato prima di noi, che ci ha trasmesso questa grande passione, questa voglia di rimanere in montagna senza non poche difficoltà, perché potete immaginare a 1800 metri, soprattutto dove non c'è una strada. E ovviamente ci sono grosse difficoltà, perché mangiando solo il pascolo, l'erba, gli animali producono sicuramente molto meno, vanno anche in stress e quindi la produzione cala notevolmente. La produzione cala notevolmente rispetto a una produzione, a un'azienda gestita in fondo valle o comunque aiutata con delle integrazioni esterne. Abbiamo puntato su questo e cerchiamo di sensibilizzare il nostro cliente, il nostro consumatore finale, i nostri amici che comunque vengono proprio per conoscere questo posto, e sensibilizzando il cliente riusciamo comunque a portare a casa un prodotto di qualità e anche ricercato e conosciuto proprio per come è fatto, perché è fatto solo con l'alimentazione dei nostri animali al pascolo, e quindi noi siamo contenti così. Vogliamo dare questo messaggio che è vero, in questo momento non siamo biologici, non siamo certificati biologici, ma la nostra filosofia d'azienda sicuramente è in quella direzione. Il fatto che i vostri prodotti siano prodotti buoni lo certifica anche l'università. Lo certifica anche l'università, sono contenta di dirlo. A distanza di 2 anni abbiamo fatto un bel progetto in collaborazione con l'Università di Brescia, il centro zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia ha certificato che i nostri prodotti, sia quelli d'alpeggio che quelli di Fondovalle, ma in particolare abbiamo voluto confrontare le due produzioni a Fondovalle e a Gianico, dove abbiamo la sede durante l'inverno, e poi la lavorazione anche d'alpeggio, abbiamo proprio fatto salire gli esperti e i dottori proprio qui in Malga, e hanno seguito passo passo la lavorazione del nostro formaggio nostrano e hanno voluto certificare proprio la salubrità dei nostri prodotti seguendo anche la stagionatura, perché hanno inserito, pensate, all'interno di una forma delle sonde che controllavano la temperatura, la temperatura, l'umidità, insomma, di stagionatura, e garantivano la salubrità del prodotto in modo da proporre ai nostri clienti, al nostro consumatore finale, un prodotto sicuro, non solo buono e genuino, ma anche sicuro da un punto di vista alimentare. È arrivato il momento di salutarci, anche perché la giornata sta volgendo al termine, noi abbiamo ancora un bel po' di strada a piedi da fare prima di raggiungere a valle. Ci salutiamo con una frase. Questa volta abbiamo scelto uno dei punti fondamentali della carta delle foreste di Lombardia di ERSAF, che è appunto l'ente al quale voi siete legati. Questo punto dice: l'ERSAF conserva, tutela, arricchisce e diffonde la bellezza dell'ambiente e del paesaggio come patrimonio culturale e spirituale di tutta la regione, per garantire alla società di oggi e alle generazioni future opportunità di riflessione, meditazione, meraviglia e stupore. È un po' la strada questa che deve seguire l'agricoltura, come dovrebbero seguire tutte le nostre attività umane, giusto Sonia? Giusto, penso che sia un input interessante, con molti punti di partenza, insomma, possiamo partire per andare avanti sulla strada giusta. In conclusione voglio farti questa domanda: ti sei mai pentita di questa scelta, di ritornare ogni estate qui in Malga, vivere in questo modo, ma portando avanti la tradizione di tua famiglia, quindi di padre in figlia? No, allora sicuramente sono molto soddisfatta della strada che ho intrapreso. Sicuramente bisogna avere tanta passione, tanta voglia di fare. Ci sono anche un po' di delusioni, tanta fatica sicuramente, però le soddisfazioni ci sono, e devo dire sono contenta di essere su questa strada, di avere vicino a me la mia famiglia che mi sostiene, la mia bambina
e quindi andiamo avanti così. Complimenti a te e complimenti anche alla tua famiglia, perché state veramente tracciando una strada per il futuro dell'Alpe Valgabbia. Grazie ancora, grazie Sonia. Mille. Grazie mille a voi. Grazie a tutti voi e arrivederci.